Oggi siamo qua su Silent Hill 2 Remake per un nuovo episodio. Allora, la scorsa volta cos'è che avevamo fatto? Ok, un attimo che sto guardando delle cose. Serpente senza testa. Forse ci mancava il bue senza corna? Io vado un po' a intelletto perché non mi ricordo. E siamo ancora qua. Eh già. Dove sta? Ma io non vedo nessuno. Senti, bello. Guarda sto bastardo. Mamma mia, che bastardo gigante. Strano che non si sia rialzato quello. Oh, ma che cazzarola. Ma dove sei? Maledetto. Il nemico peggiore del gioco è questo. Non i boss, questo qui. Ah oh, tu devi morire però. Tu devi morire. Cioè, non hai capito niente dalla vita. Vabbè, senti. Scappiamo. Comunque, il bue senza corna. Comunque, qua sentiamo sempre uno camminare. E a me sta cosa mette ansia. Ma il bue senza corna. Ok. Dovremmo esserci. Sento sempre qualcuno che mi cammina dietro. Ah oh. Eh no, però. Ancora tu? Ma non muori mai! Ma dai! Ma vi pare normale? E basta con sta storia. Un'ansia costante, oh. Beh, il trucco è non sparare. Noi scappiamo. Che ce ne fotte a noi, tanto non può seguirci. Quindi, no problem. Ma dove siamo, tra l'altro? Perché, no problem, una cippa. Bisogna vedere dove siamo finiti, più che altro. No problem. Cheat. La cheat dell'anno. No problem, bro. No problem. Dove siamo finiti? Ammetto di essere un pochino confuso sul dove siamo. Senti. Noi andiamo avanti. Ma porca miseria. Ci stanno rumori ovunque. Ma si poteva andare di qua, normalmente. Salve. Che cavolo? Mannaggia voi, mannaggia tu. No, 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 perché? Perché sta cosa ignobile? C'è sta mosca che mi sta a girare da giorni e non riesco a cacciarla via di casa. E immagino che di qua non si possa andare. Oh, ma basta però, eh. Guarda lì, quanti sono. Ma quanti siete? No, vabbè, ma è assurdo. Ma sono 500.048! No, raga, sono troppi. Sono troppi. Nessun oggetto. Cioè, è una continua insistenza con questi cosi che mi sta veramente facendo piangere a momenti, dalla tristezza, e non riesco veramente a capire quanti siano, perché sono un botto. Allora, chiave del blocco D. Ok, si può fare.
si può fare munizioni. Allora, domenica, turno mattutino, segnalati disordine C-140, urla che C-777, cioè meno 777 lo perseguita e che le sbarre non possono trattenerlo. Somministrato sedativo a C-140. Reclusione a mezzogiorno. Effettuata una perquisizione cautelare della cella di C-777. D5. Nessuna traccia del detenuto uscito dalla cella senza sorveglianza. Si raccomanda un'ulteriore valutazione psichiatrica di C-140. Turno pomeridiano. C-140 e C-777 non sono nelle loro celle. Lanciato l'allarme, ricerca in corso. Aggiornamento. Porta del bagno sbarrata da dentro. Stiamo cercando di aprirla. Non si sente nulla dall'altra parte. Reclusione serale. Ah, è quella porta che avevamo visto prima. O dico male. Mi sembra che sia quella la porta che abbiamo visto prima. Vabbè, io intanto salvo. Intanto salviamo, che male non fa sicuramente. E bene. Quindi immagino che da là si vada avanti. Cioè, dico io, e poi non lo so. Ah, oh, ma quanto. Guarda che roba. Sti maledetti. Sono troppi ragazzi, sono troppi. È una costante. È una fottuta costante. Ma basta. Cioè, ma veramente fanno? Ma quanti sono? No, comunque sono veramente tanti, eh. No, guarda lì. No, ma come ha fatto a colpirmi? Guarda. Che maledetto. Scappi, eh. Cioè, caga di morire. Stupido cosino. Ah, posso romperla questa. Rompiamola. Non so neanche cosa sto facendo, ma va bene lo stesso, ragazzi. Io confido che ci sia una fine a questa difficoltà mia di. No, comunque, a parte gli scherzi. È un gioco veramente da infarto questo. Tutti questi nemici, tutte queste cose. Cioè, mi stanno veramente togliendo la sanità mentale. Ah, vabbè, ma guarda che roba. Ma di qua dov'è che si va? Ma è da dove siamo venuti o cosa? No. No, un'altra cosa. Si sblocca una porta che non ci serve al momento, credo. Ci sono altre cose da vedere. Ma mortacci le pippo. Mamma mia. Io vorrei andarci, ma ho paura di farmi male. Ora possiamo andarci. Munizioni. Salve. E basta. Ma è veramente una roba indescrivibile. Cioè, sono delle cose veramente che boh. Tu ti chiedi il perché di tutto ciò? E non c'è la risposta, quello è il punto. Cos'è? Chiave appuntita. È un peccato che tu non l'abbia trovato. Non conosci questo posto meglio di me? È tardi ormai, vado a fare una passeggiata. Bravo ragazzo, ecco la tua ricompensa. Vado a trovare il mio amico, dovremmo farci entrambi un bagno. Quindi con quello immagino che noi possiamo sbloccare un qualche cosina. Questa è chiusa. Di qua è da dove si viene. Ok, chiave appuntita. No, ma non si può vivere così. Io non credo che si possa vivere in questa maniera. Cioè,
Apri sta cella, James, che mi sto veramente impanicando. Per favore. Per favore, chi c'è qua? Era la mia arma. Era la mia arma. Io mi sono preso un colpo per la mia arma. Ma come sto messo? Sta arrivando, lo so, le sbarre, i muri non possono trattenerlo. Entrerà di sicuro. Ho ancora tempo, posso farcela quasi finito. Ma è vicino, lo sento. Sta arrivando per farla finita. Lasciate che arrivi. Biglietto paranoico. Chi è che sta arrivando, mo? Raga. Ma... Sono confuso. Ma porca, non si vedeva una fava, non si vedeva. Comunque sto gioco per vedere... È una bestemmia, eh. Ok. Cioè, in sto gioco veramente non si vede niente a un certo punto. Cioè, porca miseria! No, no, no! Cioè, inizi arrivi, c'è questa... Ah, beh, era una stanza unica. Dicevo, inizio arrivi, c'è questa città tutta nebbiata. Ok, vabbè. E dici, vabbè, si vede abbastanza, no? Poi arriva un punto che dici, vabbè, non si vede una fava, non si vede, ragazzi. Che si deve fa? Niente. Bisogna resistere e andare incontro alla non vedenza. Cioè, io di questo gioco mi ricorderò assolutamente il buio, la mestizia. La perseveranza che ho avuto. No, vabbè, a parte gli scherzi. Comunque è un grandissimo gioco questo, meraviglioso. Non ti salveranno. Ovviamente io faccio le battutine, ma mi sta piacendo da morire. Lo ritengo uno dei migliori horror, se non il migliore che abbia mai giocato in vita mia. Questa chi l'ha uccisa? Vabbè, datemi un po' di siringhe. Abbiamo 26. Tutte contro il boss finale le useremo. Allora, ve l'avevo detto, ma non mi avete ascoltato. Lui è qui. Io vorrei capire chi è questo lui. A un certo punto vorrei anche intuirlo. Ma sono tutti morti i nemici. Chi è che sbatte? Beh, qui è chiuso. Ah, c'è un nemico lì. Ma non ci può venire incontro perché è chiuso da questa parte. Credo, eh. Poi non lo so. Se da quest'altra sia aperto. Ok. Mi hai visto, lo so. No, 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 via, 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 via da me. Vabbè, se schivate. Dai. Ok. Qua c'è qualcos'altro.
Qui c'è qualcosa. Però scusatemi. A parte tutto. C'era anche di là una cosa da sbloccare, se non ricordo male, appunto. Solo che non c'ero entrato perché pensavo che da lì si potesse andare avanti, non volevo, come dire, rovinarmi la cosa. Cioè, non esplorare il restante della mappa. No, invece non c'entra nulla, guardate, siamo ancora qui. E qua c'era un'altra cosa, mi ricordo. Dov'era? Scusatemi. Ah, forse è da dove siamo venuti. Ecco perché c'era un qualcosa. No, un altro buco, James. Un altro buco. Ah, dai, pu, vai. Se non ti puoi fermare, vai, eh. Che schifo. Che cavolo è successo? Raga! Cosa abbiamo scatenato? L'inferno! Raga, corriamo via! Non fermiamoci più! Si stanno tutti risvegliando! Oh, santa Madonnina! No, qui bisogna solo scappare, non fermarsi mai. Ah, perché si è aperta la porta? Bisogna solo fermarsi e andarsene via. Non c'è altro modo dove. Non c'è altro modo. Bisogna scappare. Bisogna muoversi. Ok. Siamo qui. Siamo qui. Allora, abbiamo fatto. Vabbè, il bue senza corna, il serpente sì, la colomba, ma anche il cinghiale senza occhi. O se non ricordo male, poi, perché ho una memoria di un uccellino morto. Quindi non so se mi ricordo bene. Noi scappiamo, non ce ne frega niente, grazie mille, arrivederci. Veramente, arrivederci. Ok, peso grande, cinghiale. Penso che sia così. Ok, perfetto. Però intanto io salvo. Scusatemi, ma cioè non si sa mai qua, eh. Vedendo come vanno le cose, non si sa effettivamente mai, eh. Meglio che salviamo. Ma sicuro qualcuno si sarà risvegliato dal coma. Qualche nemico. Vai, vai. No, ma da. Ma da quando? Mamma mia. È sempre peggio sta prigione. Domenica, turno mattutino. Incidente in infermeria. D183 ha aggredito il personale medico e ha cercato di rubare i farmaci. La situazione è sotto controllo. Reclusione a mezzogiorno. Gira voce che si stia diffondendo una malattia tra i prigionieri. Segnalato all'amministrazione. Turno pomeridiano. E130 ha avuto un attacco di tosse. Segnalato al personale medico. Io vado prima di qua giusto perché, però non so. Onestamente non so cosa cambi. Allora. Chi va là? Chi è? Ma porca miseria! Ma scusatemi, ma devo leggere. Stavo solo leggendo io. Stavo solo leggendo. Capovolgi.
Ora le guardie pensano che siamo lebbrosi, non so perché, ma se ne stanno alla larga. Non mi lamento. E beh, giustamente. Mi sembra anche normale che non ti lamenti. Ci sta, ci sta. Questo è il posto dove si fanno le chiamate tra detenuti e chi li va a trovare, di solito. Facciamo anche una lezione di prigione. Anche se non ho mai visitato una prigione, ma è sempre stato un mio, boh, un qualcosa che volevo fare da ospite, ovviamente. Però è un qualcosa che mi affascina capire un po' come funziona la prigione. Cioè, nel senso, è un qualcosa che non ho mai visto con i miei occhi. Ma ho solamente, diciamo, visto nel senso tramite serie TV, film, queste cose qua. Quindi non so in realtà come potrebbe essere. È la mia curiosità. Oh, porca! Perché sono così basso io, scusate? Aspetta un secondo. Meglio. Insomma. Sembra altro un 1,20 m. Aspetta un secondo. Perfetto. Un po' storto, però va bene lo stesso. Va bene lo stesso. Sono preso un infarto, ragazzi. Chi è che va là? Chi è stato? Non lo scopriremo mai. Io perché devo morire di infarto? Sono giovane. Non me lo merito, penso. Ma ste musiche, così a random. Cioè, veramente, oh, lo fanno apposta, lo fanno. Sti maledetti lo fanno apposta. Sì, però la telecamera così non mi piace, è stortissima. Oh. Ora è meglio. E porca miseria. Vabbè, scusate, per il piccolo intoppo. Raccogli ciò che hai seminato. Si è chiuso dentro, ha preso la chiave. Nessuna delle guardie ne ha una di riserva. Ma io so che c'è. Stava impazzendo per la malattia. Vedi se la caposala ce l'ha. Pensa di essere al sicuro lì. Avrà ciò che si merita. Ah, mi serve una chiave. Ma che... Comunque sto gioco è sempre peggio, mamma mia. Mai un momento di tranquillità per il nostro James. In merito al rapporto sull'esame medico d'emergenza, le conclusioni del rapporto sono sbagliate, i prigionieri sono malati, gli esami dovranno essere ripetuti finché le loro condizioni non saranno diagnosticate correttamente. Se necessario usare metodi più invasivi, dobbiamo scoprire la vera natura di questa malattia. Tutto il resto è secondario. Ma io continuo a sentire rumori ovunque. Ah, vabbè, ecco. Ecco chi è. E casca. Questa comunque. Cos'è? Ah no, è un momento, perfetto. Pensavo fosse una botola su dove far qualcosa, ma no. Non è niente di tutto ciò. Che qui abbiamo già visto. Qua non c'è nulla. Qua c'è la TV. Che c'è?
Qualcuno c'è sicuramente. James. James. Ti prego, grazie. Oddio, sono due. No, due non ce la faccio mica. Io non ce la faccio, dai. James, schiva! Non ti curare di noi! Ma è James, una via! Una è morta! Non so cosa sta succedendo, James! Non so cosa sta succedendo! Va bene lo stesso, James! Cosa è successo? La testa si è compenetrata! È un po' too much! È un po' too much! Mamma mia, non c'è spazio! Nuove regole di condotta in vigore da subito. Le guardie devono sempre tenersi a distanza dai prigionieri. Beh, questo dovrebbe essere normale. Qualsiasi tentativo di avvicinarsi alle guardie da parte dei prigionieri verrà punito con un'immediata azione disciplinare. I prigionieri devono essere confinati nelle loro celle fino a nuovo avviso. Ok. Ok. E mo chi è? Ma perché c'era qualcun altro? Ma mi fate esplorare in santa pace. Ah, salve signorina, sono qui, vengo in pace. Forse. Vabbè. Venivo in pace prima che ti avessi visto. Ok. Di qua non c'era nulla, vero? Non vorrei perdermi i pezzi che magari sono importanti. Io me li sono persi, perché può capitare. Con tutte queste battaglie, poi magari uno non ci pensa e si perde delle cose fondamentali. Una chiave. Oh, del piano superiore. È quella che avevamo visto prima. Il piano. Rapporto sull'esame medico ripetuto. Conclusione: nessuno dei pazienti esaminati manifesta alcun sintomo o segno clinico di una malattia potenzialmente mortale, contagiosa o di altro tipo. Sono state eseguite anche le prove di resistenza consigliate. I risultati sono stati consegnati direttamente al direttore, come da lui richiesto. Perché lo stiamo facendo? Se tu lo chiedi a me, pensa quanto ne so io. Va bene. Usciamo, va. Abbiamo la chiave. Però c'era un'altra parte di qua. Ah, qui c'erano i bagni, i famosi bagni. Che mi hanno fatto cagare in mano talmente tanto che non voglio neanche più ripassarci. E poi c'era un'altra parte da qua. Saltando una finestra, ok. Voglio fare le cose per bene. Assolutamente. Perché, giustamente. Allora. Qui è chiuso. Di qua non si va. Chi c'è? Via, via James, via prima che spara la sua bomba micidiale velenosa. Non mi sembra una buona idea stare nelle vicinanze mentre fa questa cosa. Dai però, signorina. Thank you.
fatto un rumore un po' strano. Leggermente. Il vecchio è sempre attrezzato. 23. Qui si apre. Ah, vedi mo? Dove siamo? Hai capito. Ok, quindi adesso la strada sappiamo che è quella giusta, cioè andare di là e prendere il piano superiore, cosa che non vorrei fare perché ho paura che ci siano quei bagagli là che rompano le scatole, però staremo a vedere un po'. Comunque, chiave e via. Ci siamo, ci siamo. Ah, siamo qua sopra. No. Raga, lo sapevo. Ah, ecco. Ok, dai. Lo so che ci sono quelli che camminano, lo so io, eh. Palese. Forse. Dove diavolo siamo arrivati? Sembrerebbe l'ultimo piano, cioè il terzo. Ok. Ma dove cavolo? Sentivo dei rumori stranissimi. Io salvo. Non mi interessa, non mi interessa. Scusate, ma voglio preservare la mia lucidità mentale. Che cavolo? Malato, 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 malato. Ok, è tutto malato. Quindi devo scrivere sick, no? Ok, perfetto. Un altro peso. È l'ultimo peso? Scusatemi, eh. Qua ci siamo. Vabbè, giù non ci interessa. Potrebbe essere l'ultimo peso effettivamente che ci serve. Quindi cos'è che ci manca? Perché tira fuori le armi? No, senti. Passo di qua, eh. Grazie però. Gentilissimo, ma io passo di qua. Non mi interessa. Torniamo indietro e vediamo con l'ultimo peso che si può fare. Non lo so con certezza, ma qualcosa si potrà fare, no? Per forza. Credo, poi adesso staremo a vedere un attimo cosa ci dicono. Si entrava di qua. Ok. Siamo di nuovo qui.
Mi stanno inseguendo. Mi stanno inseguendo. Però noi scappiamo. Che problema c'è? Ma che problema c'è? Ma che problema c'è? Quindi ora? Ah, devo fare la metà. Aspetta però. Che cavolo. Aspetta. Aspetta, aspetta. Devo trovare... per me questo deve andare qua, per forza. No, però. No, non devo fare questa cosa io. Ma cosa devo fare? Me ne manca uno in realtà. Scusate, cos'è che non ho fatto? Cinghiale senza occhi l'ho appena fatto. Il bue senza corna l'ho appena fatto. Forse serpente. A questo punto sì. Mi viene in mente che ci manca il serpente. Però... ci manca il serpente? Non mi ricordo. Dove sta il serpente? A me sembra di averlo già fatto. Sì, era questo. Secondo me l'ho già fatto. Forse manca di sotto. Sì, sì. L'ho già fatto, l'ho già fatto. Allora ci manca di sotto. Per forza. Se no mi sono perso qualcosa, io ve lo dico. Di sotto era colomba senza ali, che sarebbe di qua. Giusto? Però sempre sta cosa. E dai, non fate i simpatici. Com'è che è adesso? Dai, vabbè. Io non ci voglio credere. Io non ci voglio credere. Quindi? Che si fa?
Anche così. No. Oh, comunque sono simpatici, eh. Mannaggia tutto. No, vabbè. Dai. Penso che mi stampi per il culo. Comunque palese, facciamo così. No, vabbè. Non ci credo. Per un pizzico, eh. Però un secondo, eh. Mi sta piglia male, lo dico. Sì! Mamma mia, che fatica, oh! Una fatica incredibile, incredibile. Oh, basta. No, avete rotto, mi dispiace. Non posso, devo andare via. E forse qua è pure peggio. No, qua comunque non c'ero ancora andato, eh. Quindi è un qualcosa di nuovo. Allora. Ha salvato. E io ho paura che qui non sarà per niente semplice. Comunque, noi siamo qui. E niente, che dire, le catacombe praticamente siamo. Siamo nelle catacombe. Dove cavolo siamo finiti? Ma poi perché siamo qui? Con tutti i bellissimi posti che ci stanno. Lì c'è il peso, comunque, non vorrei dire. Qui non vedo niente. Non vedo una mazza, non vedo. Vabbè, comunque. Si può aprire? Sì. Però non c'è niente. C'è qualcuno. Me lo sento. Perché c'è una scala?
Ma sta scala così a vuoto? Così, the bot. Ma guarda, non mi interessa, grazie. Torniamo giù. Torniamo giù, per favore. Che va bene lo stesso, eh. Dai, ma perché non si può aprire? Maledizione. Maledizione. Allora, io non so cosa sto facendo, ma devo dire che non sta andando male. Forse. Una simpatia unica, comunque. Una simpatia. E dai. Ok. Un altro KO. Comunque, ricordiamoci che il peso sta di là. Però il peso a cosa potrebbe servirci una volta finita questa mappa? Cioè, nel senso, sto pensando. Dai, James, però colpisci da... Ok, dicevo, il peso cosa potrebbe servire? Che mi chiedevo questo, onestamente. Perché avendocelo... Cioè, li abbiamo tutti. E il punto è, una certa. Cosa dobbiamo fare con l'ultimo peso? Bella domanda. Beh, di qua non si può... Qui si può andare. Non so se sia la scelta più giusta. Però tant'è che ci siamo... Siamo dentro, tant'è. Quindi, che sia giusta o sbagliata, ormai abbiamo fatto questa scelta. A causa dei recenti episodi di violenza, il detenuto D-239 è stato trasferito in isolamento nella cella F6. E questo cosa sarebbe? Ah, ho aperto le celle. Ho aperto le celle in questo modo. Ottimo, no? Quindi ora possiamo andare a vedere nella cella cosa c'è. 436 persone a un recital. Cioè... Donna in volo. È uno che piaceva disegnare questo qui. Uomo in fiamme. Ok. Tutto molto particolare, vi devo dire. Mi dispiace così tanto. Non potevo permettergli di prenderti. E ora sei... Sei ancora lì, vero? Raga, ci hanno chiuso dentro per caso? Raga? Porca miseria. Chi è? Ma che cavolo sta succedendo? Ma si può uscire? Ma what the fuck? Questa è l'F7. Ma non c'è nulla. Ok. Abbiamo l'ultimo peso.
E non possiamo neanche andarcene. È vero che si è chiuso tutto qua? Ma porca, ecco cosa serve da scala. Non ci avevo pensato. Mo vai a capire. Nel senso, come andarcene? Vai veramente a capire. Perché non lo so, onestamente, come ce ne andremo da questo posto. Tant'è che ora siamo al secondo. No, siamo. È vero che. Cavolata! Ci siamo! Siamo al primo piano! Ottimo, ottimo! Avevo paura che fossimo ancora più in alto, ma. Pensandoci ha senso che siamo all'ultimo piano. Cioè, al primo piano, scusate. Giustamente, eravamo giù. Se scendiamo e saliamo. Ok. Perché ora è così illuminato? Nessun oggetto. Ma ci stanno due piramidead. Eh sì. Vabbè ragazzi, io intanto salvo. E ci becchiamo a questo punto al prossimo episodio per fare questa cosa che non so cosa dovremo fare, ma la faremo insieme. Vi ringrazio molto e alla prossima. Ciao!